Amici di Calcio Pazzo 2, buongiorno dal Traffico Romano, siamo qui per parlare di Lazio. Ieri la Lazio ha perso 2-1 in quel di Glasgow contro il Celtic, una partita che sostanzialmente lascia l'amaro in bocca, perché poi a livello di gioco profuso in campo, di occasioni, forse era più corretto un pareggio. Soprattutto grida vendetta quel tiro verso la fine di Cataldi con autentico miracolo da parte del portiere, una sassata che andava a 200 all'ora, è stato molto bravo e reattivo il portiere, cosa che non possiamo dire assolutamente di Stracoscia, perché sul gol del pareggio, dopo lo splendido gol di Lazzari che la mette nel set opposto facendo veramente un gran tiro colpendola sotto, cosa che non possiamo dire di Stracoscia sul pareggio, perché una palla messa indietro dentro l'area, arriva in corsa il, non mi ricordo manco chi era, di sinistro, la palla si girava un pochino, per carità, forse c'era anche un po' di copertura da parte dei difensori, forse l'ha vista all'ultimo, forse quello che cazzo te pare, ma è stato veramente poco reattivo, c'è andato come ce vado, non ce vado, insomma alla fine gli ha quasi bucato i guantoni, non era un tiro nemmeno troppo angolato, e quindi un gol del pareggio che lascia l'amaro in bocca. Come lascia l'amaro in bocca il gol del 2-1, ragazzi, non si può lasciare nessuno incustodito, men che meno un difensore centrale. Credo che sia un centrale, non lo so, perché poi ho visto gli highlights stesi, non ho visto tutta la partita, ma un cristone che arriva da dietro, alto 2 metri, e te minimo devi guardando cazzo sta, non lo puoi lasciare saltare da solo, quello è saltato indisturbato, la palla l'ha messa all'angolino e Stracoscia in questo caso è incolpevole, non ci poteva veramente far nulla. Per cui niente, insomma, solita Lazio con delle disattenzioni che poi sono le stesse, insomma, che hanno consentito all'Atalanta ad andare su 3-0, c'ha anche delle buone giocate, delle ripartenze micidiali, però insomma alla fine in Europa poi si rovi qua si pagano, mo ci sta bene la polizia che mi si porta via, e va bene, insomma mi sembra che vi ho detto un po' tutto, ripeto, io ho visto gli highlights stessi, non ho visto la gara, quindi magari qualche giudizio può essere sicuramente deviato da quello che è il contributo che sono riuscito a rimediare, tra l'altro è commentato in bulgaro, per cui manco se capiva un cazzo, e quindi prendetela così, va bene? Un saluto e sempre Calcio Pazzo 2.